E a proposito di manifestazioni, proprio ieri ne è partita una molto bella che terminerà domani, domenica 29 luglio. Si tratta di Tesori di Fattoria, vediamo. Ha preso il via ieri la sesta edizione de I Tesori di Fattoria, evento che rappresenta la vetrina delle produzioni agricole di qualità e dei prodotti tipici tradizionali del territorio teramano. Tesori di Fattoria rappresenta la giusta occasione anche per far conoscere e promuovere la provincia di Teramo, con le sue risorse paesaggistiche, artistiche e gastronomiche. Questo è l'anno in cui le aziende agricole locali si confronteranno con un nutrito gruppo di produttori provenienti da tutta Italia che partecipano per la prima volta all'evento. Infatti, da quest'anno la manifestazione ha assunto la denominazione di Manifestazione Nazionale per la CIA Italia in onore del suo fondatore, il compianto ex presidente della CIA di Teramo, Massimo Cerasi, a cui ieri sera è stato dedicato un momento speciale con la proiezione di un video correlato da fotografie. Un ricordo commovente al quale hanno partecipato, oltre ai cittadini di Giulianova, anche le autorità presenti, tra le quali il sindaco di Giulianova, Claudio Ruffini, amico di Massimo Cerasi, l'attuale presidente della CIA, Giorgio De Fabrisis, l'assessore provinciale alla cultura, Rosanna De Liberatore, e l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Verticelli. A ricordo di Massimo Cerasi è seguito il taglio del nastro e l'avvio ufficiale della manifestazione che andrà avanti fino a domani, domenica 29 luglio. Ascoltiamo il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Giorgio De Fabrisis. Presidente, è molto importante anche per i consumatori conoscere i prodotti che mangiano, conoscere le aziende che li producono, soprattutto in questo periodo in cui di episodi di contraffazioni ce ne sono davvero tanti. Certamente, anche uno degli scopi di Tesori di Fattoria, avere questo rapporto particolare proprio con i consumatori, insegnare loro attraverso i percorsi del gusto a riconoscere i prodotti di qualità e quindi alla fine, come dire, a consumare prodotti di qualità, a pagare anche un giusto prezzo per i prodotti di qualità e non per prodotti che di qualità non sono. E noi mangiamo tutti i giorni e sapere che cosa mangiamo, essere, come dire, coscienti che tutto quello che mangiamo innanzitutto non ci fa male, ma poi ha anche, come dire, del gusto e piacevole, come dire, da mandare giù, è estremamente importante, ma la sicurezza noi la mettiamo al primo posto e, come diceva lei, in questo momento di grosse contraffazioni a livello internazionale, avere la garanzia di quello che mangiamo, conoscere il produttore che produce quel tipo di prodotto è molto importante, quindi noi vogliamo rinsaltare questo rapporto con il consumatore, dal produttore al consumatore, la garanzia che passa da chi produce a chi consuma. È sempre presente, puntuale alla manifestazione Tesori di Fattoria, l'assessore regionale Marco Verticelli, di nuovo in questa bella manifestazione a portare anche il suo sostegno a favore dell'agricoltura. Beh sì, tra l'altro è una manifestazione organizzata da una delle organizzazioni professionali più importanti del nostro paese, che coglie questo momento per far conoscere al grande pubblico non soltanto questi prodotti, ma anche tutti i temi che ci sono legati e la realtà delle aziende soprattutto. E quindi è chiaro che come Regione noi siamo molto attenti a questo percorso perché lo riteniamo molto utile. Non so quanti si rendono conto, quando sono a tavola per esempio, di tutto il lavoro che c'è dietro quel cibo che è messo sul piatto e quanto sacrificio, quanto investimento, quante difficoltà ci sono per assicurare questo. Allora far incontrare non solo i prodotti ma i produttori con il grande pubblico, io credo che sia un'operazione innanzitutto culturale molto importante. Lunedì 30 luglio alle 21:30, grande serata di letteratura nell'ambito della manifestazione.